nel primo tempo avete provato a contenere le avanzate del Teramo, poi dopo il vantaggio comunque nel secondo tempo è mancata forse la reazione. Allora, tanto complimenti al Teramo, perché oggi ha vinto meritando di vincere e dimostrando di essere una squadra decisamente forte e attrezzata per disputare un campionato di vertice. Il Sora fa un altro campionato, ha un'altra struttura, ha un'altra rosa, è molto più giovane. E quindi i complimenti al Teramo, che probabilmente ha vinto la partita più per meriti propri che non per demeriti del Sora. Ecco, mister, ha ereditato da squadra in questa settimana dopo la sconfitta insomma contro Disernia. Come ha trovato i ragazzi motivati? Io ho trovato un gruppo di ragazzi motivato, un gruppo di ragazzi volenteroso, un gruppo di ragazzi con delle qualità. Però è innegabile che stiamo parlando di ragazzi, quindi di anche giovani per lo più, il cambio è un cambio che a livello psicologico potrebbe anche aver pesato. Io non so perché in questo momento io sposterei il focus. Io penso che si debba pensare al Sora di ora e a quello che sarà. Per quello che è stato un buon Sora, una buona classifica, con dei buoni risultati. Il gruppo rimane un buon gruppo, ma oggi, perché altrimenti si fa confusione nel calcio, è stato bravo il Teramo. Secondo lei, dopo aver visto questa partita, dove bisogna andare a migliorare questa squadra? Lo dirò ai ragazzi martedì. Sicuramente dobbiamo fare qualcosa di diverso, dobbiamo provare a stare dentro la partita con forza in un modo differente. Però stiamo parlando di ragazzi molto giovani, quindi ci sta che facciano un po' più fatica e ci mettano un po' più di tempo.